Bravo, non solo i chilometri, ma anche tutte queste perquisizioni, a parcheggiare la macchina, manco metti per levare la macchina, dal poliziotto ti comincia a toccare da tutte le parti dei cammini, manco mia moglie mi tocca così. E infatti dopo che mi ha toccato addirittura mi sono accesa la sigaretta perché sembravano i preliminari. E mi ha detto ce l'hai il biglietto? Ho detto no, dice però ti è piaciuto, ti apri, dico sì, un pochetto mi è piaciuto. E te fanno tutti questi controlli, sapete che adesso addirittura ci sono i pre-controlli, non so che anche sicuramente domenica allo stadio ci saranno questi pre-controlli che non hanno mai fatto prima con questo metal detector che è portatile. E te cominciano a passare sto metal detector da tutte le parti. E questo me lo passa qua, comincia a suonare pip pip pip, dice che lei che c'è? Ti dice che gli dalla macchina, pip 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 pip, il telefonino, me lo passa qua e quello dietro dice no, là c'è niente. Perché i romani pure se te conoscono, se infia, dico ma che cosa fa? Non mi conosco mai, io lo sapevo che sono, ma che carma, io non te conosco. Perché diventa una sorta di fratellanza e il poliziotto poi mi ha guardato e mi ha detto no, effettivamente mi aveva detto che suonava, dico sì, metteteci pure te. Poi c'è tutto e mi passa sto metal detector in bocca e comincia a suonare fuori pip 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 pip, dice lei che cosa c'ha in bocca di metallico? Dico il ponte, ce lo deve togliere, guarda, levo il ponte, dice sì, tocca, devo controllare se sotto al ponte c'è una bomba. Io beh, mi sembra anche giusto, anche perché a me il dentista il ponte mi ha fatto pagambotto, quindi mi sembra anche giusto, no? Perché giustamente. Ma tutto con immagine, gli ho detto scusami, prima volevo il ponte, tutto con immagine, arrivo stato senza ponte e faffi! E quello vicino dice, ma chi è sti intruppato? Che scalatifa? A un certo punto c'avevo l'acqua da 2 litri, dice l'acqua non può entrare, la deve bere tutta qua. Cioè perché non siamo tutta del fiato, dico ma dovete controllare se sono in pista o se c'ho i carcoli ai reni. No, fatemelo sapere. Perché se uno lo sa, tant'è vero che la cosa bella dello stadio è che non ci sono più i teppisti. E sta cosa non è bella. Cioè, è più un teppista la domenica se va in chiesa anche Righetto, almeno quello di fumogeni, di poccinelli passava a chiesa. Questi poi non fa più niente, poracci. Io ho visto veramente degli ultras andare sotto casa da socera, devi morire, sanno queste cose, non sanno più che fa. E non è veramente carino. E poi vi racconto l'ultimo aneddoto e lascio, anche perché non fa caldo per niente qua sopra. Io c'ho i salmoni di salita che stanno a ritorno a casa, comunque. Ammazza, mi sono messo pure il collo. Baby one, two, three. Quella collo, baby one, two, three. Testa e spalla, come cazzo, come faceva Don Lulio? Testa e spalla, l'avevo fatta una volta, fratturato, ricoverato, vabbè. Allora, vi racconto una cosa, la Roma campione d'Italia del 2001. Trigoria, questa è storia vera, Marco lo sa, la racconto da una vita io sta cosa, perché tanti poi l'hanno fatta propria, però mi fa piacere perché è una cosa che va in giro. E ero all'interno di Trigoria io, c'era ancora Roma Channel per un'intervista come tifoso, personaggio tifoso romanista, e di fuori era pieno di tifosi, ecco, ma adesso c'è il Daspo che già sul raccordo di quando vai a Trigoria non ce la può andare, ma io abito là, ce la può andare, ma come ci va, abito là, non ti fanno manca avvicinare, vabbè, prima c'era fuori questo entusiasmo, la Roma campione d'Italia, immaginatevi, abbiamo festeggiato 8 anni, fino all'altro anno ancora c'era la pandemia, io uscivo ogni tanto a una sorta di tristezza che non facevo più da anni, e quindi tutta sta massa dei tifosi romanisti fuori Trigoria. Ora, per chi conoscesse Trigoria, sicuramente tutti, c'è il muro di Trigoria che è alto, che credo 3,5 metri, 4 metri, qualcuno che ha fatto per affacciarsi all'interno di Trigoria, hanno preso le macchine, le hanno parcheggiate sotto al muro, hanno preso anche dei secchioni e l'immondizia, l'hanno messo sotto al muro, e hanno cominciato a salire sopra, e qualcuno sul tetto della macchina e sul secchione è riuscito ad affacciarsi. Voi immaginate la scena, io stavo, questa è storia vera, stavo dentro Trigoria, sto muro alto 4 metri, mi vedevo questi quattro che stavano così, arriva il servente e fa, oh raga dai, scendi, all'ultimo ha detto dai scendi, sai, ha detto, ma che voglio, sono alto così io, no, io sono alto così, solo noi a Roma, non è una questione di romanista, è una questione proprio di battuta Roma, io sono alto così, va bene, niente, qua era solo una piccola presentazione. E se